Luciano Seminara, presidente di MC Locam. Oggi abbiamo fatto un viaggio nel Quinto, ma il suo viaggio in questo settore comincia da lontano, diciamo, parte da lontano. Sicuramente nell'ambito dell'intermediario finanziario dal 1990, quindi parecchi anni fa. In questi anni sicuramente si sono vissute esperienze diverse, sempre più complesse, ma sempre più affascinanti. Questo fuori di dubbio. Abbiamo parlato durante la convention di molte cose, ma diciamo che il suo intervento si è concentrato principalmente sull'importanza delle persone. Si è parlato tanto dell'importanza delle persone e questo è un aspetto che per voi è molto importante. Ci Sì. vuol dire qualcosa a questo proposito? Sì, la cosa che mi ha affascinato di più fin dalla proposta di entrare in questo progetto è stata l'attenzione alle persone. Il gruppo ha un numero abbastanza considerevole in rapporto a quello che è la produzione, però un team molto, mediamente molto giovane, indubbiamente da guidare, ma da valorizzare. Allora questo è stato uno dei punti che mi ha dato maggiore stimolo, l'attenzione alle persone nel rispetto dei principi e dei valori che ci siamo dati e che ci daremo nel processo continuo di cambiamento. Durante la convention si è parlato di replicare i successi passati con un'attenzione particolare alle persone questa volta. Indubbiamente, è sempre stato un mio focus nella mia attività manageriale, quella di seguire le persone, di motivarle e di poterle incentivare e aiutarle nei momenti di difficoltà. Per cui la storia di successo, che intendiamo replicare, che fa parte della mia esperienza, indubbiamente, vorrei che passasse dal valorizzare le persone, da poter sostenere insieme ovviamente alla squadra dei manager, tutti gli impiegati, tutte le persone che intervengono all'interno dell'azienda, soprattutto portando avanti i valori che ci siamo prefissati, quindi di assoluta trasparenza, correttezza e con attenzione agli elementi che il regolatore ci impone. Questo è sicuramente un aspetto sul quale mi concentrerò parecchio. Grazie. Grazie a voi.